guardavo la politica da cittadino perché Anch'io. io ho iniziato a svolgere attività politica molto avanti negli anni, quindi nel 95, quindi la guardavo da cittadino. Io ho salutato con grande favore quel momento e vorrei dire che la contingenza del momento ha spinto molti leader che poi magari dopo se la sono rimangiata, ma voglio ricordare da Fini, Casini, Bossi a quel tempo, cioè erano leader che hanno spinto tantissimo perché si intervenisse su quella parte della Costituzione, su quella protezione dei parlamentari. Dal punto di vista di un partito come il nostro, che vorrebbe che i parlamentari fossero trattati nello stesso modo di qualunque altro cittadino di fronte alla giustizia, è stato un fatto liberatorio e positivo. Tant'è che noi non siamo neppure d'accordo sulle forme che sono rimaste, per cui dal nostro punto di vista fece bene e comunque credo che non avrebbe potuto nessuno, neanche Andreotti, opporsi, nessun altro, perché la pressione dell'opinione pubblica al tempo di Mani Pulite era così forte, ma così forte su questi temi che difficilmente, che era, chiunque sarebbe stato obbligato a fare un intervento su quel piano. Senatore Filippi, la stessa domanda anche per lei, ma gli equilibri tra i poteri? Ma devo dire che l'intervento del collega mi ha un po' rubato la stessa cosa che volevo dire io, nel senso io a quel tempo, nel 92, 93, non guardavo la politica ovviamente proprio da cittadino e quindi, e lo dico perché probabilmente certi provvedimenti vanno anche contestualizzati, vanno vissuti, c'è anche una responsabilità di ruolo, di parlamentare. Certo, la sensazione, io fra l'altro ero in età abbastanza giovane da questo punto di vista, quindi non seguivo, diciamo, i lavori parlamentari, però è chiaro che ci fu, come dire, un'onda emotiva molto forte in quella circostanza. Beh, si era, la sensazione che veniva percepita all'esterno è che l'immunità sostanzialmente avesse travalicato un po' i confini normativi e anche principi costituzionali, fosse divenuta un po' più simile a un concetto di impunità, e questo ovviamente non c'è nessun tipo di ruolo, neppure quello di rappresentante cittadini. E lo dico perché probabilmente una riflessione più seria anche in quello che vediamo anche in questa legislatura andrebbe fatto sullo strumento dell'immunità, su come poi inevitabilmente il Parlamento tende, come dire, a proteggere, a difendere di fronte alla legge in maniera sicuramente non sempre, da questo punto di vista, trasparente, ovviamente i propri rappresentanti. Diciamo che l'accordo di Vasto su questo l'abbiamo in parte ricomposto. Sicuramente su questa tematica vi trovate lineari e quindi sembrate a tutti gli effetti due movimenti politici che possono fare coalizione. Senatore Filippi, la tematica delle liberalizzazioni. Devo dire che chi non si può scordare delle tematiche delle lenzuolate Le lenzuolate di di Bersani. Bersani, attualmente Bersani, segretario di partito, del secondo partito più importante di questa maggioranza politica, che è con Monti. Anche gli interventi di Bersani, devo dire che sono stati interventi che cercavano di aprire il mercato, ecco, in alcune situazioni. Che idea si è fatto, che idea ha lei di queste liberalizzazioni che in alcuni casi, sai, sembrano tutta una serie di rinvii più che di liberalizzazioni immediate? Ma visto che mi ha dato l'assist, lo raccolgo subito. Il rapporto tra le lenzuolate di Bersani, molto criticate, molto anche avversate nel paese, e questo provvedimento, almeno come è stato licenziato dal Consiglio dei Ministri, a mio modo di vedere stanno in un rapporto da 1 a 10, ma dove il 10 erano le lenzuolate di Bersani. Cosa voglio dire? Voglio dire che la sensazione che avvertiamo da, diciamo, una prima lettura abbastanza approfondita del provvedimento è che, come dire, avvertiamo essere un provvedimento già mediato nell'impatto con i territori. Allora, nelle cosiddette lenzuolate di Bersani, fu il Parlamento e gli altri livelli istituzionali che sostanzialmente temperarono maggiormente i provvedimenti, e erano indubbiamente una novità, l'apertura al mercato in un paese
come dire, come il nostro, dove vi sono interessi e poteri economici consolidati che non furono nemmeno affrontati allora, ma soprattutto un paese dove l'elemento corporativo, un elemento forte, determinarono quelle reazioni che ancora ci ricordiamo. Ecco, la sensazione che avverto da questo provvedimento è che probabilmente andrebbe maggiormente robustito. La sensazione che avverto è che sia in molte parti debole da questo punto di vista e in altre parti addirittura contraddittorio. È chiaro che, come dire, è un provvedimento molto serio, molto complesso, molto vasto, molto articolato. Sono 98 articoli divisi in tre titoli molto importanti. Uno riguarda il tema enorme delle infrastrutture, l'altro quello dell'apertura dei mercati, della concorrenzialità, dell'introduzione di elementi nuovi, l'altro la competitività da giocare in Europa, quindi le direttive comunitarie. Però, ripeto, mi sembra. Senatore, a me sembra una cosa Mi dica. che ho dato una lettura di questo passaggio del momento in come i partiti hanno accolto la tematica delle liberalizzazioni, il decreto e poi la legge di conversione. L'idea che mi è venuta subito, diciamo così, alla mente è che è sembrato che il Partito Democratico facesse la destra e che il PDL facesse la sinistra. Nel senso, ho visto il popolo della libertà sembrare quasi temere questa fase di liberalizzazione e il Partito Democratico dire: ma qui si è liberalizzato poco, dobbiamo fare più mercato, più economia, più concorrenza. Ma come l'ha visto lei È questo così, momento? è esattamente così. Noi siamo per le liberalizzazioni, non solo perché ci abbiamo già messo la faccia, ma perché pensiamo che in questa particolare fase economica aprire i mercati e rompere quei elementi, come dire, di oligopolio, scomporre la filiera delle grandi reti di distribuzione, sia dell'energia come per i trasporti, può comunque determinare elementi positivi, sia dal punto di vista dell'occupazione, sia dal punto di vista dell'abbassamento dei costi dei servizi, sia dal punto di vista ovviamente dell'aumento dei volumi, quindi un incremento dei servizi in termini che guardano alla domanda potenziale. Onorevole Borghesi, il vostro partito su questo forse è dove è stato più morbido, ecco, rispetto al governo. Come ha visto il vostro partito questa Guardi, liberalizzazione? Che idea avete fatto e come vi comporterete? io cerco di guardare a questo decreto non in termini di rinvio, ma in termini di una serie di passaggi per arrivare a un certo risultato. E non sono molto d'accordo col collega sul fatto che ci sia un rapporto da 1 a 10 rispetto alle liberalizzazioni di Bersani. Potenzialmente questo decreto contiene molto di più, secondo me molto ancora lo dobbiamo scoprire, essendo un decreto di 98 articoli, io stesso ho dato una lettura veloce, adesso sto tornando, punto per punto, ma ci sono dei passaggi per me importanti dentro. Io resto dell'idea che pur con tutti i limiti e le mancanze, e ce ne sono, e dopo ne dirò qualcuna, resti il tentativo forse più ampio di dare una svolta liberalizzatrice al paese, cosa di cui ha bisogno il paese. Non basterà da sola a rimuovere le incrostazioni che ci impediscono da 15 anni di crescere, perché non è da oggi, ma è da 15 anni che non cresciamo, però noi abbiamo la consapevolezza che se il paese può tornare a crescere è perché riesce ad abbattere le corporazioni che sono state veramente il gesso che ha impedito al paese di crescere. Allora, mi permetto di dire, per esempio, una cosa che appare magari marginale, ma che per me è importante. C'è un potere sostitutivo in capo al governo di rimuovere eventuali limiti alla competitività e alla competizione anche nei confronti degli enti locali e delle regioni, che secondo me è molto importante perché molte volte si annidano questi meccanismi non solo nella legge nazionale, ma poi anche nella coniugazione che ne fanno le regioni, dove spesso si creano veramente dei piccoli monopoli. Ecco, è un potere sostitutivo secondo me importante se sarà gestito bene. Certo. Ci mancano banche, ci mancano assicurazioni e se non, il nostro
tentativo sarà proprio di introdurre elementi di competitività in questo campo, in particolare nel settore assicurativo, perché credo che i cittadini stiano pagando in termini di costo troppo rispetto al resto del Devo mondo. Dare parola al nostro primo telespettatore che ci chiama in linea, vediamo cosa ne pensa. Con chi parlo, dove chiama? Sì, buonasera, sono Fabio da Roma. Salve Fabio, mi faccia la sua domanda, se una domanda per i nostri due parlamentari. Sì, dunque, la mia era una domanda riflessione, perché ho sentito i commenti relativi alle liberalizzazioni e devo dire che questo tipo di liberalizzazione, volte ad ampio raggio, volte sicuramente alla crescita, almeno nel lungo periodo, sono tanto che il nostro paese aspettava. Quello che io mi chiedo è questo: queste liberalizzazioni sono state sostanzialmente pensate per contrastare quelli che sono gli effetti recessivi che derivano da manovre, diciamo, per correggere il debito. Questo significa che almeno nel breve termine avremo effetti sull'occupazione negativi, come d'altronde i dati recenti dell'Istat sembrano confermare. Quello che io mi chiedo è, secondo gli ospiti, quando è che, cioè una valutazione sull'effetto positivo che queste riforme avranno nel medio e lungo termine, cioè quando riusciremo a vedere i primi effetti e se queste riforme sono sufficienti per contrastare, ecco, l'effetto di stabilità dei conti pubblici. Grazie e buonasera. Sicuramente una domanda di una persona competente, questo certo. Lo possiamo dire. Onorevole Borghesi, quando vedremo gli effetti di questi ci sono alcune manovre, alcuni contenuti che possono essere abbastanza rapidi, anche se richiedono comunque dei passaggi attraverso dei decreti attuativi. Penso alla rimozione effettiva di tutto ciò che oggi impedisce di avviare un'attività economica in tempi rapidi. Ecco, questo nella misura in cui realmente attraverso i decreti attuativi si riuscirà a realizzare, questo potrebbe essere un effetto ad esempio molto rapido. Questa cosa non so che effetto avrà della società a capitale zero per i giovani sotto i 35 anni, non lo so se avrà un effetto. Certamente ci sono aspetti però che richiedono tempi più lunghi. Ecco, su questo io avrei fatto interventi diversi. Penso che è vero, ci saranno 500 notai in più, ma quanto ci vorrà per effettivamente avere 500 notai in più? Ci saranno 3.000 farmacie in più, allora, ma quanto ci vorrà per avere 3.000 farmacie? L'Italia dei Valori ha risposto in effetti tra 2 anni, quindi la gestione attuale non si viene toccata con queste liberalizzazioni. Senatore Filippi, allora? Era la preoccupazione che cercavo di esprimere, forse in termini un po' troppo rudi e forti, quando ho fatto la proporzione da 1 a 10. Non è un problema numerico, però se devo dire il pregio che ebbero le liberalizzazioni di Bersani è che immediatamente deflagrarono nel rapporto con la realtà, con i territori. Mi riferisco alle parafarmacie, mi riferisco alle questioni dei taxi, mi riferisco ai conti correnti bancari, all'elemento di agevolazione. Questo purtroppo io do una lettura attenta che sto dando, perché ovviamente il provvedimento è al Senato e quindi tra l'altro sono relatore per il provvedimento in Commissione Trasporto e Infrastrutture, con tutta la passione che cerco e l'attenzione, il sostegno leale a questo governo, non riesco a vedere provvedimenti che nel breve periodo siano davvero efficaci dal punto di vista degli effetti concreti.